Nelle puntate precedenti di MotoGP 20, no, in realtà non vi dico niente, ho solo iniziato stile Netflix, stile serie TV, ma in realtà volevo solo dirvi che abbiamo vinto e tanto anche a Misano, e ci eravamo lasciati con tanti punti di domanda riguardo soprattutto alla MotoGP reale. Salve a tutti, cari Rinko, se ben ritrovati qui in questo nuovo appuntamento dopo 2 o 3 settimane di MotoGP 20. Ogni tanto mi scappa anche di fare questa serie, tanto ormai siamo giunti alla conclusione di questo campionato, un campionato che ci ha regalato molto nelle ultime tappe, perché effettivamente abbiamo trovato un po' la quadra, siamo riusciti ad andare molto forte proprio negli ultimi giorni. Questa è una cosa che un po' mi sconfinfera, perché potevamo forse lottare per il campionato. Tuttavia c'è anche da dire una cosa, ovvero che Marquez era imprendibile ed è imprendibile tuttora, anche se adesso riusciamo anche a vincere i nostri Gran Premi con Titiro. Noi ora siamo nel nostro menu e ci prepariamo verso Aragon, una pista che a me piace. Mi piace, non mi dice niente rispetto a una Valencia che preferisco veramente di più, ma rispetto a una Jerez, dato che siamo sempre in Spagna, un po' mi fa storcere il nasino. Intanto con il nasone di Titirone, la staccata. Ci stiamo avvicinando tantissimo al record di vittorie di Giacomo Agostini, quindi stiamo arrivando, caro mio Giacomo. E in questi giorni, ragazzi, sto provando anche a rintracciare l'album di figurine della Formula 1 che non vedo l'ora di portare. Mi ricordo che all'epoca c'era anche l'album di figurine del Moto Mondiale. Mi ricordo di aver amato una figurina di Andrew Pitt. Nel 2007-2008, mio Dio, questa è una chicca. E adesso non vedo l'ora di poter portare effettivamente uno spacchettamento su YouTube. Però è uno spacchettamento fatto bene, di una passione che mi fa che mi fa veramente tornare bambino. Passione chiaramente la Formula 1 che ho sempre, ma quella delle figurine, dei pacchetti da scartare, da attaccare, insomma, che mi porta a quando ero bambino. Non vedo l'ora di portare questa, non dico serie, quella serie, però magari non vedo l'ora di portare quel video su YouTube, insomma, avere quell'album lì, ecco. Dai, adesso ci dedichiamo un po' di prove libere, poi qualifiche, spero di passare subito in Q2 e poi gara. Molto male, molto male. Abbiamo preso il taglio, abbiamo fatto 46,7, potevamo passare. Niente. Niente, di niente, di niente, di niente, ragazzi. Va bene. Ora bisogna fare una grande gara. Bisogna fare una grande gara. Chiaramente andare a prendere questo ragazzone qui che hanno appena inquadrato. E parleremo un po' del discorso Covid durante questo Gran Premio. Se tutto va bene, anche se credo che oggi saremo piuttosto impegnati, dato che partiamo un po' indietro, un bel po' indietro. Sì, decisamente tanto indietro. Attenzione! Via, parte il Gran Premio del Moto Mondiale con uno scatto. Nemmeno così tanto male da parte di Titiro. Dove cazzarola va poi, però? No, veramente molto male in realtà. Titirone in curva 1 lunghissimo. Si sono ripresentati i problemi che ho manifestato all'inizio dei miei primi passi su MotoGP 20, ovvero l'anteriore che tutto ad un tratto si impossessa di tutta la parte frenante e facciamo stoppi clamorosi quando non dovremmo fare. C'è ancora Andrea Iannone, Milestone una mile avanti, non l'ha voluto eliminare nonostante adesso ha ricevuto 4 anni di squalifica. Fatemi dire, senza entrare in particolari contestazioni, che magari dopo le persone possono pensare che io sia favorevole al doping o meno. Secondo me non si è dopato. Ed effettivamente è vero, i piloti devono stare molto attenti a quello che mangiano, però non hanno creduto sulla buona fede di Andrea e Annone. Loro parlano di alimenti, altri parlano di un'operazione che ha purtroppo compromesso
il test di Andreino. Però mi dispiace perché anche della sangue della mia terra, diciamo, chiaramente dispiace e tanto. Intanto siamo 14esimi, 15esimi, scherzavo, c'è Zarco che si, no, Rabat che si è infilato pericolosamente. Adesso andiamo a restituirgli il favore in questa grande, grande accelerazione di tiro che butta giù il piedino. Il discorso Covid non Covid, Valentino Rossi ha saltato due gare, Lecuona ha saltato l'ultima gara e altri piloti Moto3 e Moto2 si sono risultati positivi e quindi hanno saltato gare. Ora, ovviamente perché è stato Rossi tutto è stato più ingigantito, ma in realtà anche un Lecuona qualsiasi, con tutto il rispetto di Lecuona, io lo metto in paragone con Rossi perché sono entrambi piloti del moto mondiale, quindi sono entrambi nella stessa categoria. Ho detto Lecuona qualsiasi per farvi capire che con un Lecuona qualsiasi chi se ne frega si corre comunque e non si pensa al fatto che lui perda punti per il mondiale, quando vabbè è chiaro che non era in lotta per il mondiale, ma non lo era nemmeno Rossi dopo i 3-0 dovuti a cadute. E ok, lo sappiamo, però quello che voglio dire è che è un campionato falsato sotto tanti punti di vista. L'unico fattore che effettivamente è così perché è stato un errore di un pilota è quello di Marc Marquez, che è caduto ai Reds. Ha aperto la finestra troppo volgarmente, troppo... Sì, volgarmente, perché alla fine si tratta anche di essere volgari, perché alla fine si tratta di capire come aprire una finestra. E ecco, quello ha costretto poi, diciamo, quella caduta ovviamente a Erez, ha compromesso l'intera stagione di Marquez, che non lo vedremo più nemmeno per le ultime due gare della stagione. Non aveva più senso, anche se naturalmente ha interrotto la streak di campionati dove andava a vincere consecutivamente, ovvero dal 2013, quando ha iniziato a correre nella classe regina. E nel 2020 viene considerato perché una gara l'ha fatta, è caduta, ma comunque una gara l'ha fatta. Quindi mi dispiace per Mark, perché è un gran campione e ha perso la possibilità di vincere il nono titolo mondiale. Dicono che non sarà più lo stesso quando tornerà, non lo so. Io so solo che adesso sto facendo una bella gara, cioè una gara piuttosto attenta, dove stiamo passando un po' tutti quelli davanti a noi. Stiamo avvicinando verso la top 10 con Joan Mir e Andrea Dovizioso. Però fatemi dire che il Covid ha falsato un po' tutto, per il semplice motivo che non sono molto contento di vedere piloti che sia Formula 1, come il caso di Stroll, come il caso di Perez, due volte non hanno potuto correre. Non sono molto contento perché è il loro lavoro. È uno, non bisogna giudicarli perché sono stati positivi, risultati positivi al Covid, perché comunque le persone hanno, i famosi hanno paura di essere giudicati male, perché per le persone magari non hanno preso magari le precauzioni necessarie, potevano essere più attenti, bla 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 bla. Io non penso proprio che sia per questo che i piloti o tanti altri sportivi hanno preso il Covid, ma semplicemente è una cosa che è veramente nell'aria e purtroppo può capitare che un sacco di persone anche magari ce l'hanno ma non se ne rendono conto, o può capitare che da nulla risulti anche positivo, diciamo. Certo, loro sono in un ambiente aperto, in un ambiente dove comunque c'è tanta gente, non pubblico, ma c'è tanta gente, c'è stata anche tanta gente tipo come a Le Mans. E questa cosa qua io non l'ho veramente capita, come è possibile che ci fosse così tanta gente in una nazione dove effettivamente c'erano già parecchi casi. In Italia bravi,
Bravi, un po' in ritardo, ma bravi ad aver chiuso Imola, anche se era già parecchio limitata. Però almeno siamo un passo avanti. 2 decimi di penalità per un errore. Errore nettissimo, 2 decimi di penalità. GG, gioco. Tanto attenzione, lungo qui, errori, errori su errori, errori su errori. Questo poteva essere un taglio, mamma mia, ok. E comunque sì, a poche parole, il discorso è questo. Il discorso è che non so come prendere questo 2020. Dal punto di vista sportivo, ok, in Formula 1 è stato penalizzato Perez che non era in lotta per il campionato. In Stroll che non era in lotta per il campionato. Stroll, per chi non lo sapesse, era il risultato positivo al Covid durante il Gran Premio di Nürburgring. Ok, quindi stava male, ma anche per quello che stava male, sintomi che portavano al coronavirus Covid. E Rossi non era in lotta per il mondiale dopo il 3D, soprattutto non lo era minimamente. Se fosse stato in lotta per il mondiale con magari 3 bei risultati anziché 3-0, avrebbe fatto molto male. Avrebbero parlato ancora di più di campionato falsato alle persone, bla bla bla. Fortunatamente, da un certo punto di vista, per la faccia dello sport, cioè, è caduto e non ha reso possibile un improbabile, dato la Yamaha, un'improbabile corsa per il mondiale. Però, comunque sia, va considerata una cosa che comunque non si è visto correre Rossi, che porta sempre un sacco di visibilità. Non è bello, indipendentemente che ci sia Rossi o meno, non è bello che un pilota sia positivo e che salti delle gare. Poi, vabbè, lasciatemi dire, naturalmente lui poteva contagiare chiunque, qualsiasi persona una volta che entrava in box, ma in pista non contagiava. Non credo che contagiasse qualcuno con tuta e casco, ma questo è per riderci un pochino su. Cal Crutchlow intanto record sul giro. Noi non riusciamo a scrollarci di dosso Dovizioso. Stiamo un po' andando piano. In quest'ultimo giro siamo andati piuttosto piano, anche negli ultimi due. Abbiamo comunque soft soft, abbiamo rischiato un po' la gomma soft soft. Sarà strano, questo campionato qua sarà ricordato come uno dei più tristi, per quanto molto mondiali hanno vinto 9 vincitori diversi nell'ultime, cioè nel campionato, nell'intero campionato, e il che ci riporta al 2016, che è stato un bell'anno. Diciamo sì, decisamente un bell'anno. Manca ancora una vittoria di Nakagami, una vittoria di Rossi. Sarebbe bello se riuscissero a portarla, soprattutto Valentino, ma fatemi dire anche Nakagami sono vacca miseria, criminale. Sarei contentissimo anche per Takaki, perché qua ha fatto addirittura la pole position, ma comunque è veramente un pilota simpatico, bravo, che in categorie inferiori non ha ottenuto mai chissà che fino alla pole, poi la caduta purtroppo, aveva anche ottenuto sempre bei risultati, sempre a punti, uno dei più costanti, e purtroppo la pressione si è fatta sentire ed è andata come è andata la gara qui di Aragon. Spero comunque sia veramente un buon pilota, spero che possa avere anche la fortuna di vincere questo cioè un gran premio. L'ha vinto Mir, e Mir ormai vince il mondiale. Io l'ho pesantemente gufato quando mancavano pochi giri alla fine del campionato di Valencia. Tanto qua vediamo un po' se Danilone lo riusciamo a passare. Niente, non riusciamo a passare Danilone, peccato. L'ho pesantemente gufato, dicevo, Mir durante il Gran Premio di Valencia, ma non è servito a nulla. Eravamo molto lenti stavolta, 49-1, saremmo comunque stati dietro Danilo. 14 secondi ci siamo presi quando ne abbiamo dati quanti? 7-8 lo scorso appuntamento in quel di Misano. Quindi c'è qualcosa che non cosa, io non so.
Qua siamo al sesto posto con Vinales che ci risupera nuovamente, ma ormai è un campionato un po' più per parlare di altre cose. Spero che non vi abbia annoiato il mio discorso, che non vi abbia portato anche su una brutta, cattiva via, strana, brutta, bruttissima via, diciamo. Per me era importante un po' parlarvi di motomondiale, dato che non faccio dei vlog a riguardo, faccio magari qualche storia quando c'è la Race Week o quando c'è proprio il Gran Premio la domenica. Però comunque sia, le mie idee sono queste. Un campionato un po' falsato, perché non è giusto semplicemente. Mi dispiace, ma non ci può fare niente nemmeno l'organizzazione. Voglio dire, l'organizzazione, la donna ha fatto il massimo, come ha fatto il massimo anche Liberty Media. Assolutamente, per quanto riguarda la Formula 1, io parlo di questi due campionati. Ovvio, dovevano in qualche modo andare e continuare a fare campionato, ecco, fare questo torneo, altrimenti avrebbero perso veramente una barca di soldi. E sappiamo che non navigano mai in buone acque, soprattutto Liberty Media non naviga in buone acque, cercano sempre di andare in più circuiti possibili, soprattutto quelli che sganciano un sacco di sghei, come dicono, un sacco di soldi. Però questo è il risultato, insomma, risultato che purtroppo ci sono delle gare a cui mancano alcuni protagonisti del mondiale, e questo dà fastidio, che sia Rossi, che sia Lecuona, che sia qualsiasi altro pilota, comunque non è proprio bello, 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 che dite? Io ragazzuoli vi do appuntamento ai prossimi video, ai prossimi live. E anche prossime puntate qui su MotoGP20. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!